pronto a sbarcare nel mercato italiano Arval H2, un SUV medio di dimensioni compatte, totalmente realizzata e progettata in Cina, anche se nell'estetica è intervenuta la magica matita di un designer europeo. È equipaggiata con un motore 1.5 turbo benzina da 140 cavalli e a breve arriverà anche un motore GPL. In Italia è disponibile solo con trazione anteriore, ma in Cina viene prodotta anche nella versione 4x4. Sarà acquistabile da agosto, ha anche una dimensione compatta di 4 metri e 33 centimetri. All'interno 5 comodi posti, è disponibile solo col cambio manuale a 6 marce, cerchi da 18, bagagliaio ampio e anche numerose dotazioni di serie, come sia airbag, sensore dell'angolo cieco, sensori parcheggio di serie, il parking camera, pressione dei pneumatici e poi ovviamente ABS e tante altre funzioni. Arval è il nuovo brand del gruppo Great Wall Motors, che è dedicato ai SUV, che arriva in Italia con questo modello H2, che è il più compatto della gamma e che ha come punti di forza un design classico ed elegante, contenuti tecnici di primo ordine, una qualità degli interni e delle finiture sinora mai visto su prodotti cinesi arrivati in Europa e un allestimento ricco di accessori già sulla versione di serie. Il motore è abbinato a un cambio a 6 marce che ne ottimizza quindi i consumi senza penalizzare le prestazioni del mezzo. La versione che importiamo noi è trazione anteriore, in Cina è presente anche la versione 4WD, valuteremo poi in futuro se ci saranno richieste anche per questa versione nel nostro mercato, però trattandosi di un veicolo di dimensioni contenute lo vediamo più come crossover e quindi partiamo dalla versione 2WD. Ma è alta quasi 1,70 m con una linea del tetto poco spiovente, questo garantisce un'ottima abitabilità per 5 anche al posteriore, che può ospitare anche passeggeri di altezza superiore al 1,80 m senza nessun problema. Gabriele, sei sempre un buon gustaio, anche se si tratta di Oriente mi scegli l'H2 Premium. Esattamente, un premium molto elegante per questo SUV compatto di circa 4 metri e 30 centimetri di lunghezza, totalmente realizzato e progettato in Cina, però c'è anche un po' di tocco europeo perché alcuni designer sono intervenuti appunto per dare questa estetica così filante ed elegante. E poi sotto il cofano abbiamo un 1.5 turbo benzina. Quanti cavalli, Gabriele? Ben 140 cavalli, quindi direi molto prestazionale. Speriamo di provarla presto su strada. E poi ci hanno dichiarato dalla casa che ha anche una coppia massima di 196 Nm tra i 2.200 e 4.500 giri minuto. Una vettura alla quale non mancano i contenuti. Versione premium, dicevamo, ha tanti elementi distintivi come gli interni in pelle e i dettagli che la qualificano, oltre a essere completa di tutte le dotazioni della vettura. Mentre il modello Easy si distingue appunto per l'impiego dei materiali, invece della pelle trovate il tessuto, e per qualche dotazione che diventa allora opzionale. Infatti c'è anche un range di prezzo di 2.000 euro, la Easy parte da 17.900 euro, mentre la Premium da 19.900 euro, però con tante dotazioni, è acquistabile da fine agosto, c'è da dire che poi è disponibile solo col cambio manuale a 6 marce e con la trazione anteriore, perché la versione 4x4 è in Cina, solo i cinesi la possono guidare, per il momento chissà. Ah, in futuro, attenzione, arriva anche il GPL. Arval H2, siamo all'interno del nostro nuovo SUV di marchio Arval del gruppo Great Wall. In particolare siamo sul modello premium, per cui possiamo vedere che abbiamo il volante in pelle con comandi al volante, cruise control, i sedili sono elettrici, volendo possono essere anche riscaldati, il tettuccio privile elettrico, il retrovisore automatico, quindi che diventa
più o meno oscurato a seconda dei fari delle macchine che si posizionano dietro. Poi abbiamo, che è di serie sulla versione premium, abbiamo l'MP5, quindi il sistema di infotainment che permette di vedere anche YouTube. Più abbiamo anche la telecamera di retro, è molto particolare su questa vettura, che troviamo difficilmente su altre vetture, è il blind spot, che consiste in una telecamera piazzata sullo specchietto retrovisore destro che ti permette di vedere in manovra di sosta, ti permette di vedere il punto cieco che è quello vicino alla ruota anteriore destra. Allora ricordo i prezzi che per quanto riguarda questa vettura in particolare, che è la versione premium, quindi quella un po' più accessoriata, il prezzo è di 19.900 euro, impianto GPL compreso. Se invece preferiamo comprare la versione Easy, il prezzo è di 17.900 euro, sempre con GPL compreso. Quindi un prezzo veramente incredibile.